Stamattina presso la Confindustria di Perugia il gruppo dirigente della Colussi ha annunciato 125 licenziamenti, cioè 125 lavoratori saranno a breve licenziati da questa azienda. Una vertenza drammatica che si aggiunge a quelle altrettanto drammatiche della Novelli di Spoleto, della Perugina con oltre 360 esuberi nei prossimi mesi, a quella sempre in piedi della ThyssenKrupp e a molte altre. Un quadro industriale dell'Umbria assolutamente desolante e molto preoccupante, che dimostra il fallimento delle politiche industriali della sinistra. Noi abbiamo chiesto l'intervento immediato del Ministro dello Sviluppo Economico con una interrogazione urgente. Se il governo, invece di pensare a stoltezze come quella dello Ius Soli, tutelasse i lavoratori e le nostre imprese, faremmo certamente un passo avanti.